L'intervento mira alla rigenerazione urbana, culturale, economica e sociale per fare di Castelcamponeschi un attrattore culturale per uno sviluppo sostenibile e nell'ambito del turismo esperienziale oppure dell'ecoturismo. È in grado attraverso il riuso adattivo e l'adeguamento funzionale senza mai trascurare la qualità architettonica, la sicurezza sismica e l'efficienza energetica a offrire servizi in vari ambiti come appunto il programma dell'Unione Europea esige precisamente la linea Next Generation EU, che è quella di offrire servizi culturali, servizi artistici, servizi alla persona, forte attenzione appunto alla persona con disabilità, una mobilità garantita a tutti, così come si aggiungono anche i servizi culturali come appunto la presenza di un museo archeologico, oltre che turistico con unità abitative dislocate, spazi per la formazione, ricerca, conferenze, seminari, oltre che uno spazio dedicato all'enogastronomia per fare di Castelcamponeschi anche una nuova tappa di un mercato itinerario, non solo locale. E poi per finire abbiamo piazze e piazzette con vari temi dedicati al land art e comunque servizi ricreativi liberi da poter appunto sfruttare, sostare e godersi questo impianto. I tempi sono stabiliti dall'Unione Europea, per cui noto a tutti, entro il 2026 deve essere pronto tutto, per cui si corre anche per organizzare la gara che, come si diceva, in appalto integrato, quindi affidamento congiunto, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Bisogna accelerare.